Impegnata la somma di 100.000 euro dal comune di Caltanissetta per incentivare gli acquisti nel territorio da parte delle famiglie, utilizzando il fondo di sostegno economico-sociale. Verrà erogato un voucher elettronico dell'importo di 75 euro nei confronti delle famiglie che presenteranno istanza, con un ISEE fino a 25.000 euro da spendere negli operatori commerciali che faranno parte di un'apposita long list. Nei prossimi giorni, infatti, gli interessati tra associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, cinema e teatri, commercio al dettaglio e artigianato, escluso la grande distribuzione, articoli elettronici, informatici e telefonia e servizi alla persona, potranno presentare le domande tramite un modulo predisposto dall'ente con identificazione attraverso le credenziali digitali. Una volta scaduto il bando, verrà generata la lista e successivamente verrà pubblicato quello rivolto ai cittadini. E sempre tramite piattaforma informatica verrà predisposto l'elenco delle prime 1.330 domande pervenute, oltre le quali il sistema non accetterà altre richieste. Avvicinare la cittadinanza ad acquistare presso i propri punti di interesse. Questo è un voucher che si può spendere praticamente in tutte le attività, dalle attività culturali, alle attività sociali, alle attività sportive, presso gli esercizi di ristorazione. Quindi non è settoriale, ma ad ampio raggio prende tutte quelle che sono le attività, da quelle ludiche a quelle ricreative a quelle enogastronomiche. Non è un buono spesa, ma è proprio un modo per avvicinare la nostra cittadinanza ad acquistare presso gli esercizi commerciali, presso le associazioni sportive e culturali per valorizzare sempre di più quelle che sono le nostre risorse all'interno appunto della nostra città. E sarà simpatica anche la presentazione di un video promozionale a supporto di questa iniziativa. È un modo per incentivare sempre di più gli acquisti del territorio. E un po', diciamo, mettendo da parte quella che è ormai la tendenza dell'acquisto online. Pertanto questo video sarà anche abbastanza ironico, dove verrà appunto specificato l'importanza e la bellezza di creare sempre un rapporto umano tra il venditore e l'acquirente. L'amministrazione ha voluto destinare 100.000 euro per questo contributo tramite un voucher che verrà erogato alle famiglie che rispondono ai requisiti previsti dall'avviso. Gli avvisi appunto sono due: uno riguarda gli operatori commerciali che si iscriveranno in questa long list e l'altro è quello dei cittadini e delle famiglie che chiederanno questo voucher che sarà di 75 euro da consumare presso questi rivenditori autorizzati dal comune. E quindi diciamo, a breve noi usciremo con questi avvisi che permetteranno sia l'iscrizione in questa long list sia la richiesta da parte dei cittadini di questo voucher. Il voucher sarà diciamo, nei limiti dei 100.000 euro, che è l'importo finanziato dall'amministrazione, destinato a questo scopo per circa quindi 1.300 utenze. Noi ci stiamo facendo diciamo, supportare da una primaria casa diciamo, che ci collabora a questo punto di vista per la piattaforma informatica, quindi avviene tutto tramite piattaforme informatiche. I cittadini avranno un voucher elettronico sul telefonino da spendere in questi operatori in una o più possibilità, cioè i 75 euro si possono dilazionare anche in più quote.